John Coltrane, colto nei suoi ultimi momenti di vita. E il John Coltrane più dirompente è quello che trascende oramai le regole musicali. È il John Coltrane che guardava oltre, così come anche qua Mauro Modini riesce ad andare oltre il ritratto. Voi guardate le singole porzioni della tela e vedrete che prese parte per parte esse sono molto più astratte che non figurative, recano dei segni che posti assieme poi danno come risultato finale quello che ci sembra il volto di John Coltrane, ma in realtà questi segni si incrociano, sembrano godere di qualche particolare motivo di attrazione l'uno con l'altro e creano la stessa meravigliosa misteriosità delle ultime note e delle ultime complesse ed ardue partiture che John Coltrane seppe costruire. Come vi dicevo prima, l'arte di Mauro Modini è un'arte variegata, è un'arte che si snoda su più piani, è un'arte dove la figurazione astratta convive in maniera fluida con quella figurativa senza soluzione di continuità. E qui abbiamo un suo tipico esempio, abbiamo un insieme di piccoli quadri che costituiscono, posti l'uno accanto all'altro, una vera e propria installazione. Abbiamo il superamento tanto della figura quanto del segno. E quest'opera, poi in maniera specifica, è un'opera molto particolare perché vuole essere non solo un omaggio al mondo musicale, al mondo del jazz e del blues, bensì anche un omaggio, che non si fa quasi mai, allo spettatore, all'uomo comune che decide di dar animo, di dar vita con la sua partecipazione al concerto, all'uomo che vive assieme ad altre persone un'emozione unica, propria. Ognuno di questi quadretti vuole inquadrare lo stato d'animo del singolo posto in rapporto alla collettività e posto anche in rapporto al momento musicale. Cosa passa per la sua mente, cosa egli elabora attraverso i suoi occhi, ma anche attraverso le sue emozioni o attraverso i suoi stati d'animo. Il tutto rimbalza nella sala, lo si ode, lo si percepisce come tema costante, ecco, di questo grande rito che poi è un concerto musicale e in maniera più specifica un concerto di jazz. Ecco, qui è un manifesto proprio del volere di Mauro Modini, del voler andare oltre gli schemi, del voler rimanere dentro in una storia che però diventa una storia altra. Le opere di Mauro Modini continueranno a vibrare, a riecheggiare e a suonare ancora per lungo tempo. Grazie a voi. Stavo parlando della duttilità di Mauro Modini, della sua capacità di usare differenti tecniche. Ebbene, figlio di quegli anni 70 che hanno visto il collage a un certo punto anche dominare la scena artistica internazionale, è rimasto sempre connesso, sempre così un amante di questa forma d'arte. Perché? Perché può costruirci storie, perché in questo caso fa un omaggio, una dedica al punk, che pure rimane una delle sue forme musicali preferite, ma perché si connette anche con le vite in vero molto punk di grandi jazzisti. Ricordiamo Pepper Adams, ricordiamo Chet Baker, ricordiamo altri che soffrirono esistenzialmente lungo il loro cammino terreno. E Mauro costruisce i suoi collage con un equilibrio, con una capacità
di narrare la storia con un ritmo che è un ritmo suo, un ritmo artistico, un ritmo che scaturisce dal di dentro, ma allo stesso tempo che è capace di una compiutezza ineguagliabile. Guardare per credere.